niente da fare. Comincio a crederlo anch'io. Ho resistito a lungo a questo pensiero, mi dicevo, Vladimiro, sii ragionevole, non hai ancora tentato tutto. E riprendevo la lotta. Ah, sei di nuovo qui tu. Credi? Ah, sono contento di rivederti. Ti facevo partito per sempre. Io anche. Che si può fare per festeggiare questa riunione? Alzati che t'abbraccio. Un momento. Oh. Si può sapere dove il signore ha passato la notte? In un fosso. In un fosso dove? Laggiù. E non t'hanno picchiato? Ah sì, mica tanto. Sempre gli stessi? Gli stessi? Non lo so. Quando ci penso mi domando, ma come saresti finito senza di me tutto questo tempo? Saresti un mucchietto d'ossa, oggi come oggi, ci scommetterei. E con questo? È troppo, per un uomo solo. Su, basta, aiutami a togliermi questa schifezza. Ma a che serve lamentarsi adesso? Dovevamo pensarci secoli fa, verso il 1900. Tenendosi per mano saremmo stati tra i primi a gettarci giù dalla torre inferme. Non eravamo mica male allora. Adesso è troppo tardi. Non ci lascerebbero nemmeno salire. Ma che fai? Mi tolgo una scarpa. Ti è mai capitato a te? Quante volte t'ho detto che bisogna levarsene tutti i giorni? Dovresti darmi retta. Basta, su, aiutami. Hai male? Male? Mi domanda se ho male. Sei sempre solo tu quello che soffre. Io non conto niente. Vorrei vedere te al mio posto. Hai avuto male? Tu mi domanda se ho avuto male. Se ho avuto male. Ma non è una buona ragione per non abbottonarsi, eh? Già, è vero. Il vero signore si vede dalle piccole cose. È che tu aspetti sempre l'ultimo momento. L'ultimo momento. Campa cavallo mio, che l'erba cresce. Chi è che lo diceva? Vuoi aiutarmi, sì o no? Cos'è che dicevo? Ah sì, certe volte mi sembra che ci siamo proprio. E allora mi sento tutto strano. Come dire, sollevato, ma al tempo stesso spaventato. Questa poi, insomma, allora niente. Fa vedere. No, non c'è niente da vedere. E prova a rimetterla. Lo lascio respirare un po'. Ecco, gli uomini si lamentano della scarpa quando la colpa è del piede. La cosa comincia a preoccupare. Uno dei due ladroni si salvò. Beh, è una buona media. Gogo, cosa c'è? E se ci pentissimo? Di cosa? Beh, d'essere nato. Proibito anche ridere. A capirai che bel sacrificio. Si può solo sorridere. Ma non è la stessa cosa. Comunque, Gogo. Ma cosa c'è ancora? Tu hai letto la Bibbia. La Bibbia? Gli avrò dato un'occhiata. Alla scuola senza Dio? Non so se era senza o come. Ma no, tu ti confondi col riformatorio. Può essere. Ricordo le cartine geografiche della Terra Santa, a colori, bellissime. Il Mar Morto era celeste. Mi veniva sete solo a guardarlo. Mi dicevo, è là che andremo in luna di miele. Nuoteremo
e saremmo felici. Avresti dovuto fare il poeta. L'ho fatto. Non si vede? Che dicevo? Come va? Beh, si gonfia. Ah, sì, ecco, ci sono. La storia dei due ladroni. Ti ricordi? No. Vuoi che te la racconti? No. Farò passare il tempo, erano due ladri. E furono crocefissi assieme al Salvatore. Insieme a cosa? Al Salvatore. Due ladri. Si dice che uno fu salvato e l'altro... dannato. Salvato da cosa? Dall'inferno. Io me ne vado. Ma come? Sì, non ti annoio mica. Io non ti ascolto. Com'è che dei quattro evangelisti uno solo racconti il fatto in questo modo? Eppure erano nati tutti e quattro, o almeno da quelle parti. E uno solo parla del ladrone salvato. E dai, go, bisogna portarmi la replica ogni tanto. Ma ti ascolto, Uno su quattro. Quanto agli altri tre, due non ne parlano affatto e il terzo dice che furono dannati tutti e due. Ah sì? Insolentito da chi? Ma insolentito da uno di questi. E perché? Perché non li ha voluti salvare. E dall'inferno. E allora furono dannati, sì. E allora con questo? Ma erano là tutti e quattro e uno solo parla di questo ladrone salvato. Perché dovremmo credere a lui e non agli altri? Ma chi gli crede? Ma tutti ci credono. La gente conosce solo questa versione. Sono tutti coglioni. Posto delizioso, paesaggi ridenti. Andiamo via. Non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Già, è vero. Sei sicuro che è qui? Qui cosa? Che dobbiamo aspettare. Ha detto davanti all'albero, ne vedi altri? Che albero è? Un salice piangente. E dove sono le foglie? Deve essere morto. Ha finito di piangere. Ti vorresti insinuare che ci siamo sbagliati di posto? Dovrebbe già essere qui. Non ha detto che verrà di sicuro. E se non viene? Torneremo domani. E poi dopodomani. Forse. E così via. Insomma. Fin quando non viene. Sei insopportabile. Siamo già venuti ieri. Oh, senti. Basta. Adesso esageri, eh? Che cosa abbiamo fatto ieri? Che cosa abbiamo fatto ieri? Sì. Beh, a mettere in dubbio sei un campione. Per me eravamo qui. Perché? Il paesaggio ti sembra familiare? Non dico questo. E però? Però l'albero? Sei sicuro che era per stasera? Cosa? Che dovevamo incontrarlo. Ha detto sabato, mi pare. Ma quale sabato? E oggi è forse sabato, o non è per caso domenica, o lunedì, o venerdì. Non è possibile! Se si è scomodato per niente ieri sera, stai pur sicuro che oggi non verrà. Ma tu hai detto che ieri eravamo qui? Posso sbagliarmi. Stiamo un po' zitti, ti va? Mi va. Gogo! Dormivo! Perché non mi lasci mai dormire? Mi sentivo solo. Ho fatto un sogno. Non raccontarlo. Ho sognato. Non raccontarlo. A te basta questo, Non sei gentile, dici a chi vuoi che li racconti i miei incubi privati, se non a te. È meglio che restino privati, lo sai che non sopporto queste cose. Certe volte penso che faremo meglio a separarci. Non andresti lontano? Oh, sarebbe proprio un grave inconveniente. Vero, Didi, che sarebbe un grave inconveniente?
data la beltà della via, la bontà dei viandanti, vero di Dio? Calma, calma, calma! Gli inglesi dicono come, come! Per loro tutto è come! Ehi, la sai la storia dell'inglese al bordello? Sì, raccontamela. Piantala! Un inglese ubriaco si reca al bordello, la vice maitresse gli domanda se desidera una bionda, una rossa o una bruna. Continua. Piantala! Volevi parlarmi? Sei offeso. Dai, abbracciamoci su. Lasciami fare. Puzzi d'aglio! Fa bene i reni. E adesso che si fa? Aspettiamo qui. Sì, ma mentre si aspetta... E se ci impiccassimo? Sarebbe un modo per farselo venire duro. Impicchiamoci subito. A un ramo. Io non mi fiderei. Si può sempre provare. E prova? Dopo di te. No, prima tu. E perché? E perché tu pesi meno di me. Appunto. Non capisco. Ora ti spiego. Il ramo. Il ramo è... Insomma, cerca di capire. Ma tu sei la mia unica salvezza. Gogò leggero, ramo non si rompe. E Gogò morto. E Didì pesante, ramo si rompe. Didì vive. Solo. A questo non avevo pensato. E adesso che si fa? Non facciamo niente. È più prudente. Sì, sentiamo prima che cosa ci dirà. Chi? Godò! È giusto! Vediamo come stanno le cose. Sono proprio curioso di sapere che cosa ci dirà. D'altro canto, mica l'abbiamo sposato. E che cosa gli abbiamo chiesto esattamente? Ma non c'è neanche tu! Sì, ma non stava attento. Beh, ecco, niente di preciso. Una specie di preghiera, una vaga supplica. Cresce poco. E cosa ha risposto? Che doveva prima consultarsi. A pensarci anche su, a mente riposata. Pensarci con la famiglia. Con i suoi dipendenti. Con i dipendenti. I suoi corrispondenti. Con i suoi registri. E il suo conto in banca. Prima di pronunziarsi. E noi? Prego? Eh sì, dico. E noi? Non capisco. Qual è la nostra parte in tutto questo? La nostra parte? Quella del postulante. A questo siamo ridotti. Non abbiamo più diritti. Il signore ha delle esigenze speciali. Non abbiamo più diritti. Li abbiamo perduti. Li abbiamo buttati via. Non siamo legati, di. Senti! Io non sento niente. Neanche io? Mi ha fatto prendere uno spavento. Ho creduto che fosse lui. Lui chi? Godò. Ma figurati! È il vento tra le canne. Sembravano grida, l'avrei giurato. E perché griderebbe? Per incitare il suo cavallo. Andiamo via. Non si può. Perché? Forse stasera dormiremo a casa sua. Ah, sì. Al caldo, all'asciutto, con la pancia piena. Vale la pena d'aspettare, non ti pare? Non tutta la notte. Ma è ancora giorno. Ho fame. Vuoi una carota? Non hai altro? Devo avere... delle rate. No, no, dammi una carota. Grazie. Ma è una rapa! Oh! Oh, scusa, avrei giurato che era una carota! Non, oh, devo avere. No, solo rape. No, l'ultima devi averla mangiata tu, Ecco, ci siamo.
Ridami la rapa. Qual? Ah. E falla durare, che poi non ce n'è più. Prima ti ho fatto una domanda. Ah. Mi hai risposto? Allora com'è? Quella è buona la tua carota? Non zuccherino. Meglio così, meglio così. Che cosa volevi sapere? Non me lo ricordo più. Mi fa una rabbia. Deliziosa questa tua carota. Aspetta, ora mi viene in mente. Cosa? Non siamo legati? Legati come? Mani e piedi. Legati a chi? Da chi? Al tuo grand'uomo. Godò. Legati a Godò. Ma che idea, mai e poi mai. Non ancora. Si chiama Godò? Credo. Toh. Strano. Più si va avanti e meno piace. Per me è il contrario. Cioè? Io mi picco il gusto mano a mano che vado avanti. Vuoi finirla tu? Con gli estranei. E lui? Chi? E dai? Godò. Ecco. Mi presento. Pozzo. Ha detto Godò. Ma no. Scusi. Scusi. Non è il signor Godò lei? Io sono Pozzo. Questo nome non vi dice niente? Vi ho chiesto se questo nome non vi dice niente. Pozzo. Ah, Pozzo, capisci? È Pozzo. Ma Pozzo o Pozzo? Pozzo. Io non mi ricordo. Io ho conosciuto una famiglia Gozzo. La madre faceva dei lavoretti. Noi non siamo di qui, signore. Eppure siete pur sempre degli esseri umani. È quel che vedo. Della mia stessa specie. Della stessa specie di Pozzo, di origine divina. Vale a dire? Chi è Godò? Godò. Mi avete scambiato per Godò? No, signore. Chi è? È un conoscente. Ma cosa dici? Lo conosciamo appena. Sì, sì, è vero, non lo conosciamo troppo. Io bene. Per me non saprei neanche riconoscerlo. Mi avete scambiato per lui. Il fatto è che l'oscurità, la stanchezza, la debolezza, l'attesa è così. Io ho pensato per un momento. No, non gli dia ascolto, signore, non gli dia retta. L'attesa? Allora l'aspettavate? Beh, il fatto è che... Lì, sulle mie terre... E non sapevamo di fare male. L'intenzione era buona. Certo, la strada è di tutti. Dicevamo proprio questo. È una vergogna! Ma è così. Ma non è colpa nostra. Non parliamone più. In piedi! Porco! Ogni volta che cade si addormenta. Alzati! Carogna! Alzati! Indietro! Voltati! Alt! Cari amici, sono felice di avervi incontrato. Ma sì, sinceramente felice. Più vicino! Alt! Credetemi, la strada è lunga quando si cammina così da soli per più di... 6 ore! Proprio così! 6 ore filate! Senza incontrare anima viva. Vi dirò, cari amici, che non posso fare a meno per molto tempo della compagnia dei miei simili, anche quando mi rassomigliano imperfettamente. Seggiolino! Più vicino! Indietro! Alt! Ecco perché, col vostro permesso, mi tratterrò un momento con voi prima di avventurarmi oltre. Paniere! L'aria fresca mette una fame. Paniere! Più lontano! Puzza! Alla nostra.
l'aria stanca. E perché non mette giù i suoi bagagli? E che ne so? Proviamo a chiedergli qualcosa. Oh, guarda qui! Cosa? Il collo! Non vedo niente. Vieni da questa parte. Accidenti! Carne viva! È la corda! A forza di sfragare. Che ci vuoi fare? Ehi, no! È fatale! Non è brutto. Trovi? È un po' effeminato. Sbava! No. Forse è un idiota. Deficiente. Magari è arguto. Guarda gli occhi! Cosa hanno? Sono sporgenti. Per me sta per crepare. Non è detto. Prova a fargli una domanda. Dici? Per quel che si rischia. Signore? No, più forte. Signore? Lasciatelo in pace, non vedete che vuole riposarsi. Paniere! Paniere. Che volete? Non è il suo mestiere. Oh, finalmente! Ecco, ora va proprio meglio. Signore. Che c'è, buon uomo? Lei non mangia più, voglio dire, lei non ha più bisogno degli ossi. Non potevi aspettare un momento? No, no, mi sembra giusto, più che giusto. Se ho bisogno degli ossi, no. Personalmente non ne ho bisogno. Ma di regola gli ossi spettano al facchino, bisogna chiedere a lui. Glielo chieda pure, non abbia paura, glielo dirà. Signore, scusi, signore. Ehi, dice a te, parto! Rispondi! Gli parli pure. Signore, a lei non servono mica gli ossi, vero? Signore, rispondi. Li vuoi o non li vuoi quegli ossi? Li prenda pure. È pure strano, è la prima volta che mi rifiuta un osso. Non vorrei che mi facesse lo scherzo di ammalarsi. È una vergogna! Lei vuole forse alludere a qualcosa di particolare? Trattare un uomo a quel modo? No, dico io, è una cosa... un essere umano! È una vera vergogna! Uno scandalo! Siete severi! Non vorrei essere indiscreto, ma scusi, lei che età ha? 60? 70? Secondo lei che età può avere? Glielo chieda. Ah, sono indiscreto. Ora vi devo lasciare. Grazie, signori, per avermi tenuto compagnia. A meno che non mi faccia un'altra fumata con voi. Che ne direste? Ma forse voi non siete dei fumatori? Sì? No? Non ha importanza. Dicevo! Ma forse lei non diceva niente. Non ha importanza. Insomma! Così va meglio, eh? Andiamocene. Di già! Un momento. Seggiolino! Ancora! E dietro. Eccomi di nuovo sistemato. Andiamo via. Oh, spero di non essere io a mandarvi via. Restate ancora un po'. Non ve ne pentirete. Io me ne vado. Lei non può più sopportare la mia presenza. Io sarò poco umano, d'accordo, ma mi sembra questa una buona ragione. Ci pensi bene prima di commettere un'imprudenza. Facciamo l'ipotesi che voi partiate adesso, mentre è ancora giorno. Giacché, nonostante tutto, è ancora giorno. Bene, dove va a finire in questo caso? In questo caso, dove va a finire il vostro appuntamento con quel... Godin, insomma, quel... Voi capite chi voglio dire, da quale dipende il vostro avvenire, o almeno il vostro avvenire immediato. Ha ragione! E chi gliel'ha detto a lei? Ecco che finalmente lei mi rivolge di nuovo la parola. Finiremo per diventare amici noi due. Perché non mette giù i suoi bagagli? Anch'io sarei felice di conoscerlo! Più gente conosco, più sono contento. Anche con la creatura più meschina ci si istruisce, ci si arricchisce.
Persino voi due. Persino voi due, dicevo. Chissà che non mi abbiate dato qualcosa. Perché non mette giù i suoi bagagli? Ma la cosa mi stupirebbe. Le hanno fatto una domanda. Una domanda? Chi? Quale domanda? Poco fa mi chiamavate signore Tremando e adesso mi fate delle domande. Adesso mi va a finir male. Adesso ti ascolta, credo. Cosa? Adesso glielo puoi chiedere. A chiedergli cosa? Perché non posa i suoi bagagli? È quello che mi chiedo anch'io, eh? Ma chiedilo a lui, no? Voi mi chiedete perché non posa i suoi bagagli, come dite voi. Appunto! Bene, ora vi risponderò. Lei la smetta di muoversi, la prego. Lei mi rende nervoso. Vieni qua. Che c'è? Sta per parlare. Benissimo! Ci sono tutti? Tutti mi guardano? Guardami anche tu, porco! Benissimo. 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 Siete tutti pronti? Ehi tu, laggiù non mi piace parlare al vento. Bene! Dunque... Io me ne vado. Che cosa mi avete domandato esattamente? Perché non... Ma non mi interrompa lei, se parliamo tutti insieme non la finiremo mai. Cosa stavo dicendo? Ma cosa stavo dicendo? Bagagli. Perché sempre tenere e mai posare? Perché? Ho capito, potevate dirmelo prima. È lui che non vuole. E perché non vuole? Signori, ora ve lo dirò io. Attenzione. Lo fa per impressionarmi. Perché vuole che io continui a tenerlo al mio servizio. Come? Lei vorrebbe sbarazzarsi. Si è messo in testa che vedendolo così volenteroso io sarò tentato di utilizzarlo in futuro ancora come facchino. E lei non lo vuole più? No, in verità come facchino fa schifo, non è il suo mestiere. E lei vorrebbe sbarazzarsi. Si immagina che vedendolo così infaticabile io mi pentirò della mia decisione. Questo è il suo ignobile calcolo. Come se mi mancassero uomini di fatica. Ecco, mi pare di aver risposto alla vostra domanda. Se ne avete altre? Lei vorrebbe... Fate pure! Lei vorrebbe sbarazzarsene. Oh, da notarsi, poi, da notarsi, che potrei essere benissimo io al suo posto e lui al mio, se il caso non avesse deciso altrimenti. A ciascuno il suo! Lei vorrebbe sbarazzarsene! Come ha detto? Lei vorrebbe sbarazzarsene! In verità è impossibile sbarazzarsene di creature di questo genere. Per fare le cose per bene bisognerebbe ammazzarle. Piange! Un cane ha più dignità. Vada a consolarlo, visto che le fa pena. Gli asciughi gli occhi, così si sentirà meno abbandonato. Da qua faccio io. Sbrigatevi, se no smetti di piangere. Mazzoletto! Attenzione, vagabondo! Mazzo, pa! Gli avevo detto che non ama gli estranei. Ma vedere! Ma sanguina! Questo è buon segno. Io non potrò più camminare. Oh, ti porterò io, nel caso. Non piange più. In un certo senso lo ha sostituito lei. Le lacrime del mondo sono immutabili. Non appena qualcuno si mette a piangere, un altro chissà dove smette. E questo vale anche per il riso. Non diciamo troppo male perciò della nostra epoca. Non è più disgraziata delle precedenti. Ma non diciamone neanche troppo bene. Non parliamone affatto. È vero però che la popolazione è aumentata. Prova a camminare. E sapete chi mi ha insegnato tutte queste belle cose? Lui! Ma non verrà mai la notte. Senza di lui non avrei mai pensato, mai sentito altro che cose volgari relative al mio mestiere di... Lasciamo perdere la bellezza
la grazia, la verità erano tutte cose cui sapevo di non poter aspirare. E allora ho preso uno knauk. Cos'è uno knauk? Sono 60 anni che dura questa mia storia. 60! Non si direbbe, vero? In confronto a lui sembro un giovanotto, vero? Che cos'è uno knauk? Voi non siete di qui, ma siete almeno di questo mondo? Una volta c'erano i buffoni, adesso ci sono i knauk. Chi se li può permettere? E lei adesso lo scaccia dopo averne sciucchiato l'essenza, lei lo butta via come una buccia di banana. Io non posso più. Io non posso più sopportare. Se sapeste quello che mi fa, voi non potete neanche immaginarlo. È spaventoso. Bisogna che se ne vada. Io divento pazzo, non ne posso più. Non ne può più. È spaventoso. Diventa pazzo. È disgustoso. Ma come osa lei? Un padrone così buono. Farlo soffrire così dopo tanti anni, ci vergogni! Una volta era gentile, mi aiutava, mi distraeva, mi rendeva migliore, adesso mi uccide! Ha detto che lo vuole sostituire? Come? Non ho capito se lo vuole sostituire o se non vuole nessun altro dopo di lui. Non credo. Come? E non lo so! E domandagli! Signori, non so che cosa mi sia successo, vi faccio le mie scuse. Vi prego di dimenticare l'accaduto, io non ricordo bene che cosa vi ho detto, ma vi posso assicurare che non una sola parola corrisponde alla verità. D'altra parte, mi pare che io abbia l'aria di un uomo capace di soffrire, ma via, avviamone. Ma che fine ha fatto la mia pipa? È proprio una bella serata. Indimenticabile. Non siamo neanche alla fine. Pare proprio di sì. È appena cominciata. Ecco, appunto. Pare di essere a teatro. Al circo. A varietà. Al circo. Ma che diavolo di fine ha fatto la mia pipa? Che tipo? Ha perso la sua ciminiera. Torno subito. Bomba al corridoio a sinistra. Tienimi il posto. Non trovo più la mia Abdullah. C'è da crepare e da ridere. Non avete visto per caso? Ma se n'è andato via. Così senza salutarmi, beh, non è gentile, avrebbe dovuto trattenerlo. Si è trattenuto fin troppo, Se è così. Venga qua. Perché pare? Vedrà. No, dovrei alzare. Venga, presto, venga qui. Guardi un po', guardi. Accidenti! Finito. Ma che gli prende? Sei perso delle cose straordinarie. Peccato. Ma ora si va calmando. D'altronde tutto si va calmando. Lo sento. Una gran pace discende. Ascoltate! Il dio Pan. Dormi. Ma non verrà mai la notte. Ma non volevate partire prima? Il fatto è che... Ma naturale, naturale anch'io al vostro posto se avessi un appuntamento con quel... Godò, insomma, voi capite chi voglio dire. Aspetterei che venisse notte fonda prima di lasciar perdere. Tornerei volentieri a sedermi, ma non so come fare. Posso aiutarla? Se lei provasse a chiedermelo. Cosa? Se lei provasse a chiedermi di sedermi di nuovo. E questo le servirebbe? Credo proprio di sì. Beh, allora forza, Perché non si risiede, signore? La prego. Ma no, non so se è il caso. Insista un poco! Ma via, non resti così in piedi, prenderà freddo. Lei crede? Non ho il minimo dubbio. Grazie.
Grazie mille, signore. Lei è molto gentile. Eccomi di nuovo sistemato. Ma è tempo che io vada, non vorrei far troppo tardi. Il tempo si è fermato. Questo non lo deve credere, caro signore, questo non lo deve credere, qualsiasi altra cosa, ma questa no! Vede tutto nero oggi. Salvo il firmamento. Abbiate pazienza, non tarderà. Ma io capisco benissimo, voi non siete di qui, voi non sapete che cos'è il crepuscolo qui da noi. Volete che ve lo dica io? Sarò lieto di accontentarvi. E un po' d'attenzione! Ma che cos'ha? Questa frusta non funziona più! Io me ne cosa stavo dicendo? Per carità! Per carità non resti così in piedi! Ma vuoi rimetterci la pelle? Giusto! No! Come ha detto che si chiama lei? Catullo! Ah sì! La notte! E state un po' attenti, se no non combineremo niente! Oh. Guardate! Vi dico di guardare il cielo, porco! Bene, basta così. Che cos'ha di tanto straordinario? Come cielo, voglio dire, pallido e luminoso come qualsiasi altro cielo a quest'ora del giorno, a queste latitudini, quando fa bello. Un'ora fa, circa, dopo averci inondato fin dalle 10 del mattino con torrenti di luce bianca e rossa, ha cominciato a perdere il suo splendore, a impallidire piano piano, adagio, piano piano, adagio, fin tanto che... Boom! Fido! Non si muove più! Ma dietro quel velo di calma, di dolcezza, la notte galoppa! E si getterà su di noi proprio nel momento in cui meno ce lo aspettiamo. Ecco come vanno le cose su questa porca terra. Dal momento che siamo avvisati si può pazientare. Si conosce la situazione. Non abbiamo di che preoccuparci. Non ci resta che aspettare. E siamo abituati. Come mi avete trovato? Bravo? Discreto? Passabile? Mediocre? Decisamente cattivo? No, no, bravo, molto bravissimo. E lei, signore? Buono, molto, molto buono. Grazie, signori, ho proprio bisogno di incoraggiamento. Devo essere un po' calato nel finale, ve ne siete accorti? Oh, forse un pochino. Credevo l'avesse fatto apposta. Il fatto è che la memoria mi tradisce. La memoria. Mentre aspettiamo non succede niente. Lei non si diverte, signore? Io? Beh, così è così, E lei, signore? Beh, non c'è da stare allegri. Voi siete stati così carini con me. Ma per carità. Ma si immagini? Sì, gentili, proprio gentili, al punto che mi domando che cosa posso fare a mia volta per questi, per questa brava gente che non si diverte. Anche solo 10 franchi non mi farebbe schifo. Non siamo mendicanti. Che potrei fare? È questo che mi dico, per aiutarli a passare il tempo. Gli ho dato degli ossi, gli ho parlato di questo, di quell'altro, gli ho spiegato il crepuscolo. E tutto questo va benissimo, per non dire altro. Ma può bastare? È questo che mi angustia. Può bastare? Anche solo 5 franchi. Stai zitto! Ci provo. Può bastare? Probabilmente sì. Ma io sono generoso e questo è il mio temperamento. Oggi, allora,
tanto peggio per me, perché purtroppo mi farà soffrire. Lo sento. Allora, che cosa preferite che faccia? Che balli, che suoni, che canti, che pensi, che reciti? Che come chi? Voi altri due pensate, voi altri due? Lui pensa. Ma naturalmente, e ad alta voce. E vi dirò che una volta pensava anche molto bene, potevo stare delle ore ad ascoltarlo. Ma adesso, insomma, lasciamo perdere. Allora, volete che pensi qualcosa? Io preferirei che ballasse. Sarebbe più allegro. Non necessariamente. È vero, Didì, che sarebbe più allegro? Beh, per me, io preferirei sentirlo pensare. Allora potrebbe prima ballare e poi pensare, se non è chiedere troppo. Si potrebbe? Ma niente di più facile, è nell'ordine naturale. E allora vada per il ballo. Hai sentito? Non succede che rifiuti mai, eh? Poi vi risponderò. Balla, maiale! Tutto qui! Continua! Che roba! Lo saprei fare anch'io! Con un po' d'allenamento. Deve essere stanco. Una volta ballava la farandola, l'almea, la giga, la carmagnola, il fandango, spiccava dei salti. Adesso si è ridotto a fare solo più questa. Sapete come la chiamo? La morte dell'ampionaio. No. Il cancro dei vegliardi. No! La danza della rete. Crede di essere imprigionato in una rete. C'è del vero. Basta un po'! Finiscila! Ora vi risponderò. Allora vi rispondo adesso a quella cosa che mi avete chiesto prima. Ma cosa stavo dicendo? Aspettate e aiutatemi! Io sto cercando! Aspettate! Ha trovato! Dunque? Perché non posa i suoi bagagli? Ma no! Lei ne è sicuro? Ma certo, ma se lei ce l'ha già detto! Ve l'ho già detto! Ce l'ha già detto! E poi li ha già posati! E con questo? Dal momento che li ha posati, non possiamo avergli chiesto perché non li posa. Vabbè, il ragionamento fila, Ah! Ma perché li ha posati? Vabbè, ben detto anche questo. Per poter ballare. Giusto. Bene, non succede niente. Nessuno va, nessuno viene. Gli dica di pensare. Gli prenda il suo cappello. Il suo cappello? Non può pensare senza cappello. Dagli il cappello. Io, dopo quello che mi ha fatto, mai e poi mai. Glielo do io. Ma che se lo vado a prendere lui? È meglio darglielo. E io glielo do. Bisogna metterglielo! Perché ce lo vado a prendere lui? È meglio metterglielo! Io glielo metto! Cosa aspetta? Che cosa aspetta? State lontani!
considerata l'esistenza, così come traspare dalle recenti opere pubbliche di Poinçon e Vatman, di un Dio personale, qua, dalla barba bianca, qua, fuori dal tempo e dallo spazio, il quale, dall'alto della sua divina apatia, della sua divina atambia, della sua divina afasia, ci ama molto, tranne le debite eccezioni, non si sa perché, ma prima o poi verrà fuori. E a somiglianza della divina Miranda, soffre con quanti si trovano, non si sa perché, ma abbiamo tutto il tempo, nel tormento del fuoco, il cui fuoco, le fiamme, e se dura ancora un po' chi ne può dubitare, finiranno per dare fuoco alle polveri. Nella fattispecie porteranno l'inferno nei cieli, così azzurri ancora oggi e calmi, così calmi, d'una calma che pur essendo intermittente è non di meno la benvenuta. Ma non anticipiamo. E considerando inoltre che a seguito delle ricerche interrotte, non anticipiamo, delle ricerche incompiute e tuttavia premiate dalla Accademia di Antropometria di Bernard Bress, di Testu e Conard, rimane stabilito, senza alcuna possibilità di errore se non quello pertinente a ogni calcolo umano, che a seguito delle ricerche interrotte, incompiute, di Testu e Conard, rimane stabilito lito, quanto segue. Nella fattispecie, ma non anticipiamo, non si sa perché, a seguito delle opere di Poinçon e Vatman, risulta chiaramente, altrettanto chiaramente, che, tenendo conto dei tentativi di Fartoff e Belchet non compiuti, non conclusi, non si sa perché, di Testu e Conard compiuti, inconclusi, risulta che l'uomo, contrariamente all'opinione contraria, che l'uomo, avrei di Testu e Conard, che l'uomo, insomma, in breve, malgrado i progressi dell'alimentazione e dell'eliminazione dei residui, va via via dimagrendo. E nello stesso tempo, parallelamente, non si sa perché, malgrado l'incremento della cultura fisica e della pratica degli sport, quali il tennis, il calcio, la corsa a piedi in bicicletta, il nuoto, l'equitazione, l'aviazione, l'inculazione, il tennis, il bordinaggio, il pattinaggio su ghiaccio e su asfalto, il tennis, l'aviazione, gli sport invernali, estivi, autunnali, l'aviazione, il tennis su erba, su legno, su terra battuta, l'aviazione, il tennis, l'hockey su terra, su mare, nel cielo, la penicillina e succedani, insomma, tornando da capo, nello stesso tempo, parallelamente, va via via rimpicciolendosi, non si sa perché, magari il tennis, tornando da capo, l'aviazione, il golf a 9, 18 buche, il tennis su ghiaccio, non si sa perché, in senso ne vuoi, se ne mai. Ma nel was, nella fattispecie, tornando da capo, nello stesso tempo, parallelamente, non si sa perché, va dimagrendo, va riducendosi il caro a testa di rapa dalla morte di Voltaire in poi, essendo nell'ordine di 2 dita e 100 grammi a testa di rapa, l'incirca media, pesa poco, ci mettono buon peso, svestiti in Normandia, non si sa perché, insomma, per farla breve poco importa, i fatti parlano, e considerando l'altra parte che è ancora più grave, che ne consegue che è ancora più grave la luce degli esperimenti in corso di Stephen e Peterman, ne consegue che è ancora più grave, che ne consegue che è ancora più grave la luce degli esperimenti a donati di stare che vedo, ma che in campagna, in montagna, arriva al mare, ai corsi d'acqua e di fuoco, l'aria è la stessa, e la terra nella fattispecie, l'aria e la terra durante i grandi freddi, l'aria e la terra fatte per le pietre durante i grandi freddi, purtroppo nella settima lettera, l'aria e la terra fatte per le pietre durante i grandi freddi, su sette grandi freddi, grandi fondi, su mare, su terra, nel cielo, la terra, accidenti, tornando da capo, non si sa perché vogliamo un tennis, i fatti parlano, non si sa perché vogliamo un tennis, avanti il prossimo, purtroppo avanti il prossimo, per la testa ti può dubitare, tornando da capo, ma non accidiamo, tornando da capo, ma non la testa nello stesso tempo, parallelamente, non si sa perché, avanti il prossimo, la barba, le fiamme, i pianti, le pietre, così calme, cosa azzurre, la testa, in Normandia vogliono tennis, le opere abbandonate, incompiute, più grave, le pietre abbandonate, incompiute, con ar, abbandonate, incompiute, abbandonate, ah, il cappello! Sono vendicato, Dia a me. Così non penserà più. Ma e come farà a orientarlo? Penserò io ad orientarlo. Vieni.
Maiale! Forse è morto! Ma perché lo alzati, carogna! Alzati! E datemi una mano! E come? Tiratelo su! L'ho fatto apposta! Forza, forza! Tiratelo su di nuovo, bisogna sorreggerlo! Non abbastanza, Ma per chi ci prende? Ecco, tenetelo forte, reggetelo bene, ecco, così continuate, non mollatelo, continuate ancora. Ora potete lasciarlo andare. Voltati. Avanti. Alto. Indietro. Voltati. Bagagli. Ecco qui, ci siamo, ora è tornato a camminare. Grazie signori, grazie, permettetemi di augurarvi, ma che fine ha fatto il mio orologio? Questa poi, davvero una magnifica cipolla, batteva anche i secondi, deve avermela regalata il mio papalino. Ma questa poi dove è finita? Forse è caduta. Forse ce l'ha nel taschino. Vediamo, io non sento niente. Guardate un po' voi. Deve sentirsi tic-tac, dovrebbe. Silenzio! Sento qualcosa! Da che parte? È il cuore. Accidenti! Forse si è fermato. Chi di voi due puzza così? Lui puzza dal fiato, io dai piedi. Non me ne posso. Ma la sua cipolla? Ah, la mia cipolla devo averla lasciata al castello. Allora, addio. 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 Grazie tante. Grazie a lei. Non c'è di che. Ma sì. Ma no. Ma sì. Ma no. Non riesco a partire. È la vita. Sta sbagliando direzione. Ho bisogno di una certa rincorsa. Fate largo! Avanti! 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 Più in fretta! Passare il tempo. Sarebbe passato lo stesso, ma... Sì, ma più adagio. Andiamo via. Non si può. Perché? Aspettiamo Godò. Già, è vero. Come sono cambiati? Chi? Quei due. Ecco, bravo. Facciamo un po' di conversazione. Non sembra anche a te che siano cambiati? È probabile. Solo noi non ci riusciamo mai. Probabile. È sicuro. Li hai ben visti anche tu. Ma... Se ti fa piacere, io però non li conosco. Ma sì che li conosci. Ti dico di no. Ma io ti dico che li conosciamo. Tu dimentichi tutto. A meno che non siano gli stessi. Tant'è vero che non ci hanno riconosciuto. Questo non significa niente, anch'io ho fatto finta di non riconoscere. E poi, non ci riconoscono mai a noi due. Basta, qua ci vuole... A meno che non siano gli stessi. L'altro piede di te. Signore! Ci risiamo. Vieni avanti, ragazzo. Il signor Alberto? Sono io. Cosa vuoi? Vieni avanti. Vieni avanti, ti dice. Che c'è? È il signor Godò. Ah, naturalmente. Perché vieni così tardi? Hai un messaggio del signor Godò? Sì, signore. Allora parla. Perché vieni così tardi? Ma vuoi lasciarlo stare? Non scocciarmi. Lo sai che ora è? Non è colpa mia, signore. Ah, e di chi era colpa mia? Avevo paura, signore. Paura di chi? Di noi? Rispondi. Ah, ho capito. Sono gli altri che gli hanno fatto paura.
Da quanto tempo sei qui? Da un bel po', signore. Ah, avevo paura. Avuto paura della frusta? Sì, signore. Degli uomini? Sì, signore. Hai avuto paura di quei due signori? Sì, signore. Li conosci? Sì, signore. E sei di queste parti? No, signore. Sono tutte bugie! Dici la verità! È la verità, signore! Lascialo stare, ma che ti prende? Ma che ti prende? Sono infelice. Ma no. E da quando? Me l'ero dimenticato. Sono scherzi che ci fa la memoria. Dunque... Il signor Godot... Io ti ho già visto, se non sbaglio. Non lo so, signore. Non mi conosci? No, signore. Non sei venuto ieri? No, signore. È la prima volta che vieni? Sì, signore. Perché... Ho un messaggio dal signor Godot, signore. Il signor Godot mi ha detto di dirvi che non verrà questa sera, ma di sicuro domani. Tutto qui? Sì, signore. Tu lavori per il signor Godot? Sì, signore. E che cosa fai? Gli guardo le capre, signore. È buono con te? Sì, signore. Non ti picchia? No, signore. A me non mi picchia, signore. E chi è che picchia? Picchia mio fratello, signore. Ah, hai un fratello? Sì, signore. E che cosa fa? Guarda le pecore, signore. E perché a te non ti picchia? Non lo so, signore. Ti deve voler bene. Non lo so, signore. Ti dà abbastanza da mangiare? Ti fa mangiare bene? Abbastanza bene, signore. E non ti senti infelice? Mi hai sentito? Sì, signore. E allora? Non lo so, signore. Non sai se sei infelice oppure no? No, signore. Nemmeno io. E dov'è che dormi? Nel granaio, signore. Con tuo fratello? Sì, signore. Nel fieno? Sì, signore. Beh, va pure. Ma che devo dire al signor Godot, signore? Gli direi che ci hai visti. Tu sei sicuro di averci visti, vero? Sì, signore. Ma... Quello che fai tu, guardo quella faccia pallida. No, voglio dire con quelle scarpe. Le lascio lì. Qualcuno verrà come me, ma con un piede più piccolo. E le mie scarpe lo faranno felice. Ma non puoi mica andare in giro scarso. Gesù l'ha fatto. Gesù, ma cosa vai a tirar fuori adesso? Non vorrai mica paragonarti a lui, per caso. Mi sono paragonato a lui tutta la vita. Ma laggiù dove stava lui? Faceva caldo, c'era bel tempo. Sì, e li mettevano subito in croce. Ormai non abbiamo più niente da fare qui. Né qui, né altrove. Non fare così, Gogo. Domani andrà tutto meglio. Ma come? Ma non hai sentito quello che ha detto il ragazzo? No. Il signor Godot domani verrà di sicuro. Che te ne pare? Allora non ci resta che aspettare chi? Ma sei pazzo! Vieni! Peccato che non abbiamo un pezzo di corda. Vieni che comincia a far freddo. Ricordami di portare una corda domani. Sì, ma vieni. Da quant'è che stiamo insieme io e te dalla mattina alla sera? Ma non lo so, forse 50 anni. Ricordi quella volta che mi sono buttato nel fiume? Facevamo la vendemmia. Tu mi hai ripescato. Dai. I miei vestiti si sono asciugati al sole. Sono cose morte sepolte, andiamo. Aspetta! Ma ho freddo! Certe volte mi dico che faremmo meglio a separarci di te. Non eravamo fatti, sai, per seguire la stessa strada. Non è sicuro. Ma niente è più sicuro. Possiamo sempre separarci,
se credi. Ormai non ne vale più la pena. È vero, non ne vale più la pena. Allora andiamo. Andiamo.